cominciamo il nostro percorso da Costa Armano sul Garda. Perché? Perché da qua possiamo anche illustrarvi uno o due progetti che fanno sempre parte del momento enclave importante dei fondi Galbaldo Lessinia. Con noi è il sindaco di Costa Armano sul Garda, che è Stefano Passarini. Allora, signor sindaco, ci ha posizionato in questo splendido parco che porta un nome straordinario, Parco dell'Amicizia dei Popoli. E da qua quali progettualità partono? Beh, questo è stato ideato attraverso uno studio preliminare, attraverso un master plan che parte dal 2015, che ha voluto proprio disegnare Costa Armano sul Garda come l'hub principale dell'entroterra e del lago di Garda, snodo appunto di tutte le piste ciclabili e dei cammini che coniugano la pista del sole che arriva dal nord Europa, dall'Alto Adige, alle piste e ai cammini appunto dell'entroterra e del Garda. Vale la pena ricordare, sindaco, che su questo vostro straordinario territorio, perché bisogna dirlo l'aggettivo straordinario, sono presenti già numerosissimi itinerari immersi nel verde da percorrere a piedi, in sella o in bicicletta, ma mettiamo dentro anche in sella, se ben ricordo. Allora, per entrare nel particolare e declinare nel concreto quello che voi avete fatto. Con i due fondi che arrivano dal Galla abbiamo realizzato un tratto di ciclabile tra Campagnola, che è una località di Castion Veronese, e Marciaga, e con l'altro invece abbiamo realizzato 25 km di cammini all'interno del territorio di Costa Armano sul Garda, che poi sono agganciati ad altri tanti chilometri di tutti gli altri comuni. Questo ci ha permesso appunto di ritornare a scoprire tutti quei tratti di strade bianche che molto spesso sono state abbandonate in disuso e, non essendo più conosciute, non essendo più battute, si sono diventati boschi. Quindi il nostro lavoro è stato quello di recuperarli, di mapparli, di renderli pubblici e quindi farli fruire ai nostri cittadini in primis e poi ai turisti. Una cosa importante, sindaco Passarini, lei ha detto unione dei comuni. Possiamo sottolineare che anche questo è un aspetto molto importante, che attraverso questi fondi GAL in qualche modo viene ad realizzarsi realmente un coordinamento, un'unione tra i tanti comuni. Allora, questo è fondamentale, perché da soli non si va da nessuna parte, e quindi, come ha detto lei benissimo, tutti i comuni dell'entroterra e della prima cintura del Gardesano hanno delle peculiarità straordinarie, però se queste rimangono solo racchiuse nel loro territorio, non vengono messe insieme a quelle degli altri comuni, non si fa rete, non si divulgano insieme, non si fa percepire al turista e al cittadino la bellezza dell'unicità del nostro territorio. Quindi è quello il segreto. Unire le forze, quello che realizziamo lo pensiamo prima per i cittadini, per il benessere dei cittadini e poi per i nostri turisti. Grazie sindaco Stefano Passarini. Grazie a voi, grazie al Galla.